Allora, adesso Vale, cambiamo totalmente argomento perché lasciamo il nostro posto a Barbara Passerini perché è in compagnia di alcuni ospiti perché ci presenta un progetto molto interessante che si terrà a Castelli, nel bellissimo borgo. Cari amici di pomeriggio, eccoci a un'altra delle nostre così, interviste in studio. Oggi qui con me ci sono due ospiti che parleranno di un evento veramente gustoso, particolare. Si tratta di Chicchere e Cioccolato. Avverrà a Castelli il 12, 13 e 14 aprile, quindi preparatevi e ne parliamo con il vice sindaco di Castelli. Francesca Trailani, Buonasera. benvenuta, ed Eleonora Coccagna, direttore artistico dell'evento per il GAL, e benvenuta anche a lei. Quindi Chicchere e Cioccolato, un evento che Castelli dedica alle chicchere, e adesso vice sindaco ci spiegherai di che si tratta, e al cioccolato, insomma, questo è un alimento che devo dire trasversale, tutte le età, tutti i ceti sociali lo amano tutti. Allora, buonasera, intanto grazie dell'invito. La chicchera è una particolare tazza castellana fatta da Carlo Antonio Cruè la prima volta. È una tazza senza manico, svasata, che permetteva ai nobili con un piattino di trasportarla mentre erano in carrozza a bere un cioccolato, un tè caldo, quello che insomma mettevano dentro. Ecco, questa particolare tazza è stata proprio riscoperta in qualche modo, cioè è una chicca, si può dire, è proprio una chicca che Castelli ci offre. Ricordiamo che questo è un evento del comune di Castelli. Ma partner di progetto, quindi coorganizzatori, il GAL Gran Sasso Laga e anche il Liceo Artistico Grue. Una sinergia quindi per dar vita a 3 giorni che saranno pieni di eventi. Saranno 3 giorni molto importanti. E ringrazio la preside Magno che ha collaborato insomma, per la riuscita dell'evento. Il liceo farà 300 chicchere insomma, da destinare Quindi c'è la ai nuovi. produzione La produzione delle proprio. chicchere è stata fatta proprio dal liceo artistico di Castelli. Sarà una 3 giorni piena di eventi che magari la direttrice artistica ci può spiegare nel dettaglio. E allora andiamo proprio a Eleonora Coccagna. Ciao Eleonora, bentornata qui a Grazie, Di è un Pomeriggio. piacere. Quindi questo chicchere cioccolato, come si svolgerà la manifestazione? Perché ci sono tante cose da dire in quanto è molto ricca di avvenimenti. Allora, questi 3 giorni, che poi sono proprio 12, 13, 14, sono venerdì, sabato e domenica, quindi sicuramente la domenica si vivrà anche tutta la giornata, il sabato si andrà invece anche più tardi, oltre il pomeriggio, e il venerdì lavoriamo il pomeriggio. Che cosa succede? È molto particolare perché è un vero e proprio percorso del gusto e di arte e storia che si fa lungo le vie del borgo di Castelli, perché per chi la conosce Castelli è proprio un gioiello ed è bella conoscerla passeggiando, fermandosi anche alle botteghe degli artigiani che rappresentano proprio il patrimonio, no? Immateriale di questo borgo. Ma quindi andremo in giro proprio con la chicchera? In giro noi avremo questa possibilità, arriveremo a Castelli, tra l'altro c'è un servizio navetta, perché naturalmente sappiamo che i parcheggi a Castelli sono limitati, quindi tutti gli altri che non riusciranno ad accedere al borgo si fermeranno prima di arrivare al borgo, c'è una grande area dove potranno parcheggiare, ci sarà un servizio navette continuo, che poi tra l'altro accompagna non solo al centro di Castelli, ma anche a San Donato, dove ci saranno le visite guidate, ed anche al liceo artistico, dove Quindi ci saranno. visite guidate nei giorni del chicchere e Sì. cioccolato saranno a disposizione, saranno aperti questi Sì, luoghi assolutamente. assolutamente da Sì, anche il visitare. museo naturalmente è aperto ed ospiterà proprio un'ala del museo, sarà dedicata proprio alle chicchere. Quindi c'è la possibilità di sia visitare la collezione permanente che questa piccola cornice di chicchere storiche ed anche degli artigiani. Anche al Liceo Grue ci saranno delle visite guidate, quindi questa navetta continuamente lavorerà per portare i visitatori. Molto comodo, molto Cosa comodo. succede? La novità che ho trovato geniale, pensata proprio dal comune e dal liceo,
poi in sinergia naturalmente con il GAL, proprio di utilizzare queste chicchere che appunto sono prodotte dal liceo, quindi siamo felicissimi perché non si tratta soltanto di un evento spot, ma è da giorni che i ragazzi insieme agli insegnanti stanno lavorando. Nel punto di accoglienza in cui si arriverà con la navetta ci sarà la possibilità quindi di prendere questa chicchera lasciando un piccolo deposito, perché poi si dovrà riportare. Ah, si riporta. A meno che uno non decida di portarsela a casa. Anche ma la vendita delle chicchere è prevista? La vendita delle chicchere c'è assolutamente in tutti gli artigiani. Quindi bisogna chi poi vuole, perché poi naturalmente le chicchere che vengono distribuite per la degustazione sono chicchere bellissime, perché le ho viste, ma sono molto semplici. Gli artigiani sicuramente potranno vendere delle chicchere più elaborate, sono meravigliose, veramente diverso dalla semplice tazzina, diciamo. E quindi si prenderà questa chicchera e si farà tutto un percorso dove ci saranno anche performance, situazioni di vario tipo che magari dopo entriamo nel dettaglio, e potranno andare gratuitamente, tutto questo gratuitamente, potranno andare a prendere le cioccolate nelle diverse postazioni che saranno normalmente con gusti diversi, ci saranno anche all'interno del borgo. All'interno del borgo, esatto. Ci sono delle postazioni quindi di cioccolateria. È proprio di cioccolata calda, la cioccolata calda, però con magari dei sapori diversi a seconda proprio della ricetta che utilizzeranno. E quindi si potrà gustare gratuitamente questa cioccolata alla fine del percorso, quindi si può ridare tranquillamente la chicchera indietro, ma ci saranno anche tutti i laboratori in piazza Piazza Roma, che sono tutti gratuiti. Cioè laboratori, parliamo di che tipo di laboratori verranno svolti in questo? Allora, verranno svolti sia laboratori al tornio, quindi per la realizzazione proprio di questi manufatti, sia di decorazione, sia di cottura attraverso il forno raku, quindi quello è un procedimento diverso, questo è proprio un forno che fa parte della tradizione giapponese, inserito e voluto dal liceo, perché come sappiamo il liceo Grue lavora anche su tutto un filone anche contemporaneo per rivisitare quello che era l'arte tradizionale castellana. Quindi noi troveremo questi laboratori che sono tutti dedicati alla produzione per imparare a farle, a realizzarle, sia a realizzarle sia a decorarle e sia per bambini sia per adulti, quindi insomma gratuiti. Io segnerei, cari amici di pomeriggio, questo evento è proprio da segnare nel calendario: 12, 13, 14 aprile, quindi questo fine settimana. A Castelli l'evento è imperdibile perché raccoglie proprio l'intera famiglia, c'è da gustare del cioccolato, c'è da fare dei laboratori, volete imparare a fare le chicchere? Potete farlo, volete vedere e comprare le chicchere sviluppate da questi artigiani meravigliosi? Potete farlo, ma non solo, io vedo che ci sono anche dei percorsi interessanti proprio tra arte e storia. Uno di questi mi viene così alla parte le visite guidate sia al museo sia ai tesori del Grue al liceo, ma c'è anche questo Storie delle donne di Castelli, narrazione itinerante in cuffia per le vie del borgo. Di che si tratta? Si tratta di un lavoro che è uscito sempre fuori con la collaborazione del Comune di Castelli, che abbiamo fatto l'anno scorso, se non erro, ed era proprio una residenza artistica che ha ospitato diverse compagnie, tra cui Arti e Spettacolo, che è una compagnia aquilana, e che ha fatto tutto un lavoro, loro lavorano in questo modo, un lavoro di ricerca intervistando le persone del territorio, tirando fuori quindi tutta una serie di storie sulla vita delle castellane, che spesso non vengono menzionate perché si parla dei grandi maestri castellani che sono quasi tutti uomini, insomma, questa è una componente che purtroppo ci accompagna da sempre. Manca la quota rosa, diciamo. Ma le donne c'erano, e le donne castellane lavoravano tantissimo erano proprio flotte di donne che lavoravano dietro alla produzione della ceramica, e quello è il focus di questo percorso immersivo che si fa in cuffia. Basta seguire il programma che viene dato in accoglienza, sono 50 persone ogni gruppo che possono fare questo percorso, viene data in dotazione una cuffia, bisognerà portare la carta d'identità,
per lasciarla, per prendere la cuffia, quindi non si paga. E si mettono queste cuffie che hanno un sistema silent immersivo, quindi vuol dire che quando si cammina si ha l'impressione di essere proprio accerchiata da delle persone, perché tutto il suono sta intorno a te. In sicurezza si fa naturalmente, quindi non ci sono problemi perché ci si può disorientare quando si sentono questi rumori, e ci sarà tutto un racconto attraverso una passeggiata condotta proprio dalle persone di arti e spettacolo, in cui avremo modo di guardare con occhi diversi i castelli, perché sono gli occhi di quel tempo, quando ci immaginiamo, sentendo queste parole, che c'erano appunto tutte queste donne che continuamente, in continuazione, lavoravano dietro a tutti i processi. Quindi dall'estrazione dell'argilla, immaginiamoci, un po' diverso anche da quello che ci troviamo oggi. Un grande lavoro, erano donne insomma, che poi tra l'altro ecco, lavoravano tutti i processi produttivi, poi avevano tutto il loro da fare a casa. Comunque, scusami Barbara, questo percorso si fa solo la domenica pomeriggio, dalle 3:30 fino alle 20, ci saranno diversi gruppi. Quindi anche questo è gratuito, quindi bisogna prenotarsi per il percorso? Bisogna prenotarsi lì, appena arrivati in accoglienza. Ok, 16, 17:30 e 18:30, quindi tre turni di percorso. Se vediamo che c'è una grandissima richiesta, gli artisti sono disponibili flessibilità anche a fare qualche gruppo in più. Benissimo. Vice Sindaco, quanto è importante un evento di questo tipo per dare uno slancio a Castelli, che comunque ha fatto tanto in questi anni, anche subito dopo il terremoto abbiamo visto tante iniziative, residenze artistiche, il centro comunque ricostruito, quanto l'amministrazione si sta dando da fare per riportare la gente a Castelli? Allora Barbara, piano piano stiamo ripartendo, la piazza finalmente è stata liberata dal cantiere, quindi abbiamo la piena disponibilità. E le manifestazioni sono state parecchie, sono state tante negli anni, hanno visto parecchi turisti arrivare, stiamo cercando di destagionalizzare il flusso turistico. Infatti questo evento, fatto proprio nel periodo di aprile, cercherà di portare un po' di respiro all'artigianato. È molto importante questa 3 giorni, sia per il risultato, che secondo me sarà importante, sia per riprendere e ricominciare per la prossima estate, per programmare e vedere quanto sia l'afflusso turistico in questo periodo e cercare di dare una risposta al nostro territorio. Dopo i vari terremoti 2009-2016, Castelli ha vissuto una piena crisi, purtroppo. Tante persone sono andate via, tante persone Chiaramente l'interno, le aree interne hanno sofferto più delle altre il problema terremoto. Purtroppo è un dato di fatto e cerchiamo di riportare una boccata di ossigeno al nostro territorio. Che assolutamente c'è, perché tra l'altro io così per vie traverse ho saputo che tra l'altro l'evento di venerdì, che molto interessante questo percorso di gusto con le chicchere, con tanti prodotti eccetera, è già sold out, quindi c'è un interesse grande è andato sold out praticamente subito. La collaborazione con il liceo Grue e il Di Poppa ha portato un ottimo risultato per il nostro. Io non mi aspettavo una risposta così ampia nell'immediato, praticamente nel giro di un paio d'ore erano già pieni tutti i posti. Ecco, questo quindi è un segnale importante, nel senso che chiaramente eventi di questo tipo sono eventi di grande qualità, c'è anche questa sinergia tra diverse istituzioni, tra diversi enti, che riesce a creare un interesse diffuso, trasversale, abbiamo detto, perché è adatto a tutte le età, veramente a tutti, ce n'è per tutti i gusti. Quindi la 3 giorni non va prenotata, giusto? Non c'è L'unica prenotazione che c'era era proprio questo percorso degustativo che si fa al liceo Grue il venerdì alle 19:30 e che è andata sold out. Erano quindi 120 non prenotate, non posti, potete. Purtroppo tutto quella è finita. Pieno. Però c'è un percorso anche delle tipicità, quindi non soltanto cioccolato, perché non vogliamo cioccolato tutto il giorno, mangiarlo è dura, è buonissimo, però abbiamo anche accanto
prodotti tipici del territorio, sia da acquistare sia da mangiare, perché ci sarà il mercato contadino, questa associazione che riunisce tantissimi produttori locali e che quindi offriranno, quello è l'unico che si deve pagare, cioè nel senso il pasto si paga, però insomma si può gustare un pasto seduti, perché tipico. Comunque abbiamo predisposto tutte le sedute per il paese, quindi si potranno acquistare dei piatti anche caldi, sedersi e mangiarli, quindi, ecco perché perfetto. Il sabato sicuramente si andrà oltre le ore 20, perché sicuramente si andrà a fare la cena, si starà molto bene in compagnia. Quindi un programma veramente ricchissimo che tra l'altro può essere, immagino, così visto e consultato sul sito Visit Castelli, immagino sì, che abbia del... Ma anche sul GAL, Sassolaga, sia sul sito che sui social trovate tutte le informazioni. E chiaramente anche siccome c'è stata proprio qualche giorno fa la conferenza stampa di presentazione... sui siti di informazione, insomma, Chicchere Cioccolato è molto presente. L'altro c'è il QR code che viene riportato su tutto il materiale, che magari se mandate nella sovrimpressione. Sì, lo vediamo proprio adesso. Perché tutte anche diciamo le situazioni che si vengono man mano aggiungendo, perché ci sono anche tantissimi altri espositori che vogliono venire, poi passaparola, no? Arricchisce il programma e quindi possiamo aggiornare puntualmente tutto il programma e le informazioni. Con il QR code quindi sarà facile anche girare per il paese e avere tutte le informazioni. Quindi la nostra regia che in questo momento sta proprio mettendo in evidenza il QR code che potete cliccare col telefono, inquadrare e avere tutto il programma a portata di mano. Allora, io se non c'è altro da dire, continuo a invitare i nostri amici a non perdere questa occasione, visitare un borgo meraviglioso del nostro territorio, gustare un alimento che piace a tutti, in queste chicchere che sono veramente così, assaporarlo avendo in mano un pezzo di storia, perché di questo si tratta, camminando in un borgo meraviglioso, potendo tra l'altro assistere a performance di grande qualità artistica, vedendo i meravigliosi tesori tra la chiesa di San Donato e poi andare al gru, insomma ce n'è veramente per tutti, non dovete perderlo. Si tratta di due giornate piene, perché sabato e domenica potete andare proprio dalla mattina sia sabato che... I laboratori ci sono già, quindi sarà possibile... Potete passare l'intera giornata a Castelli e con tutte queste meravigliose attività da fare, quindi assolutamente invito tutti i nostri spettatori a visitare Castelli, che ne vale la pena in questi tre giorni ancora di più. E ringrazio il vice sindaco di Castelli Francesca Trailani e Eleonora Coccagna, direttore artistico di questo evento per il GAL Gran Sasso Laga. Chiaramente ringraziamo l'amministrazione che ha voluto organizzare poi tutto questo insieme anche al liceo Grue, e un ringraziamento anche al Di Poppa che ha partecipato con grande iniziativa, spirito di collaborazione, e vi ringrazio ancora. Io Barbara voglio chiudere dicendo, ringraziando la scuola media di Castelli che farà le guide turistiche, insomma, saranno fatte dai nostri ragazzi, e ringrazio la professoressa Lisa Di Stefano che si è messa a disposizione, insomma, per questi tre giorni. Benissimo, ringraziamo assolutamente i ragazzi e la scuola che si danno da fare, quindi quando il territorio proprio unito fa squadra, è una cosa bellissima questa, e io ringrazio, quindi vi ringrazio ancora, vi aspetto per nuove novità, eventi e manifestazioni che ci saranno nei nostri territori. Tra l'altro il GAL, diciamo, ha proprio
questo grande cappello, no? Che è Giornate al Borgo, che racchiude tanti di questi eventi del nostro territorio, quindi siete assolutamente benvenuti qui a Di Pomeriggio per raccontarci di altre meravigliose eventi e manifestazioni che state organizzando per così trainare un pochino i territori di Teramo e della sua provincia. Quindi io saluto i nostri telespettatori, ci vediamo subito in studio.